La battaglia contro questo virus è una battaglia che l'azienda ospedaliera Marche Nord, con le sue strutture, il suo personale, le sue competenze, sta affrontando da sola. L'emergenza nelle Marche, ma soprattutto tra Fano e Pesaro, è sovrapponibile in rapporto alla popolazione con quella che si sta verificando in Lombardia. Forse qui abbiamo alcuni giorni di ritardo, ma le curve sono assolutamente sovrapponibili. Ben diversa è la situazione invece nelle altre province marchigiane e di Ancona, che non hanno certo i numeri che invece si stanno verificando qui. Anche le strutture sono sature e diventa una lotta impari per trovare spazio e strutture idonee per decongestionare gli ospedali di Fano e Pesaro. Qui non è arrivato Bertolaso, nessun sopralluogo, nessuna valutazione di soluzioni possibili. Stiamo facendo tutto in casa, con le nostre forze, finché reggeranno. Per questo i vertici di Marche Nord stanno guardando in casa per valutare possibili strutture che possano accogliere i malati meno gravi o in osservazione breve, in modo da alleggerire il carico sui reparti. Tra queste, a Fano c'è anche l'ex struttura di accoglienza dell'INPS Vittoria Colonna e l'infermeria da 20 posti dell'ex caserma Paolini. La situazione nel comune di Fano resta comunque grave. L'invito ovviamente per tutti di non muoversi da casa. E ovviamente come Comune di Fano, come Protezione Civile, stiamo collaborando con la Regione, con la Sanità, con tutta la Protezione Civile, quindi col volontariato, eccetera, per mitigare i problemi che la gente ha. Tra l'altro in questo ambito abbiamo anche proposto alla Regione Marche di poter utilizzare, abbiamo suggerito di poter utilizzare per le funzioni che potrebbero essere utili, come ad esempio l'ampliamento dei posti di terapia intensiva oppure l'ampliamento dei posti letto magari a bassa intensità. La struttura del Vittoria Colonna, che è l'ex convitto di proprietà dello Stato, che si trova anche fra l'altro vicino all'ospedale Santa Croce, e dunque crediamo che quello possa essere una struttura facilmente riconvertibile agli scopi della sanità. Ovviamente la nostra è solo un suggerimento, perché capiamo benissimo che i problemi da affrontare in questo momento sono altri e può darsi che i numeri che dentro il Vittoria Colonna potrebbero ricavarsi possano essere insufficienti, però insomma questa è una disponibilità piuttosto che ad esempio andare a riconvertire la caserma Paolini, in quanto da troppo tempo abbandonata. La struttura del Vittoria Colonna invece è in un buono stato di manutenzione, subito disponibile, soprattutto, come ho detto, di proprietà dello Stato e vicino a Santa Croce.